Meraviglia, e questo è un video Gattarelli with me perché devo uscire, però volevo parlarvi di alcune cose, quindi adesso mi vedrete io che mi preparo. Prima di tutto oggi volevo farmi questa maschera che si chiama Mascherita Piperita, è di Lush e penso mi sto trovando benissimo, infatti l'ho utilizzata un bel po'. Odora di menta in un modo incredibile. C'è una fascia che sto anche un po' di fretta, però vabbè. La stenderò con questo pennello. Bisogna stendere uno strato non troppo sottile, ma neanche troppo spesso, perché se è troppo sottile, diciamo, si secca e fa male, non bisogna lasciarla seccare. Vi giuro, fa una pelle del crispo, però appunto se la lasciate seccare a me fa un effetto orribile. Bisogna lasciarla 10 minuti, cioè per me 10 minuti è perfetta. Poi è così rinfrescante, raga, infatti mi sa che appena la finisco la vado subito a ricomprare. Allora, di cosa vi devo parlare? Prima di tutto partiamo con cose easy, tipo oggi è il 9 marzo, però vabbè, penso che voi lo vedrete lunedì il video. Mentre ieri, festa della donna, fichissima, mi è venuto il ciclo, un dolore che poi a me viene tipo che in un secondo sento una cosa lancinante, faccio tipo no, è arrivato, e quindi tipo sto mezz'ora a cercare di camminare finché non mi prendo un buscopen e la cosa mi passa, però è veramente inavvertito, anche perché l'applicazione mi aveva detto che non mi arrivava, mi doveva arrivare al 12, invece mi è arrivato l'8. Vabbè, buona festa della donna. In più mi si era rotto internet a casa, quindi non era per niente un buongiorno. Allora, sono le 31, la levo è 41, però devo stare 10 minuti così. Poi non so voi come fa il ciclo, però poi quando ero più piccola io mi ricordo che non mi faceva male, cioè nel senso io prendevo per il culo quelli che dicevano ma che sarà mai il ciclo, cioè a me non mi faceva assolutamente male. Invece cioè tipo da un anno a questa parte, forse anche di più, mi ha iniziato a fare veramente malissimo, cioè proprio dolori lancinanti, cioè che non riesco a camminare appunto, e non so perché, mi fa strano. Però nonostante tutto ieri sono andata in palestra, ho fatto prepugilistica, perché sì, io faccio prepugilistica, ho iniziato a farlo, non sono molto brava però cioè sono contenta perché almeno mi sfogo un po' e non rischio di rompermi il naso, cioè perché diciamo a prepugilistica è dare i pugni ma non prenderli, perché insomma chi vuole dei pugni, cioè io no. Quindi sì, anche nonostante il ciclo, perché alla fine cioè il mio problema è giusto l'inizio, perché poi più le medicine e me passa, non so, ragazzi, sembrano proprio tipo quelle dei film quando vengono rapinate e fanno ah, il ladro si spaventa, che gag ragazzi, che gag. Comunque volevo dirvi anche che praticamente questa cosa non l'ho mai detta, però volevo sempre dirla, però ogni volta mi scordavo, non so se l'avete capito, ma i miei video sul mio canale escono il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 2:15 di pomeriggio. Questi sono gli orari fissi. Poi vabbè, se un giorno magari non riesco, se un giorno magari faccio un video un altro giorno, vabbè, però in linea di massima questi sono i giorni e gli orari. Segnatevi questi giorni e mettetevi le sveglie, oppure non lo so, attivate le campanelline, quello che dicono tutti di fare, perché appunto molti di voi dicono che non gli arrivano le notifiche, oppure gli arrivano alle 2 di notte, sapete com'è YouTube. Poi ultimamente YouTube diciamo che mi sta dando un po' di problemi, perché nel senso io faccio uscire un video, diciamo tipo per i primi 10 minuti è come se il mio video non esistesse, tipo vado sul mio canale, non c'è il video, però io l'ho pubblicato, capito? Però tipo sul mio canale non appare, in home non appare, nella sezione iscrizioni non appare, quindi cioè il video c'è ma non esiste, solo chi ha la notifica lo riesce a vedere, e poi non sempre viene attivata, non sempre arriva. Vabbè, comunque penso che YouTube stia facendo dei test per quella cosa delle visualizzazioni fake e tutto, e mi stia usando come campione, perché cioè è veramente impossibile che io pubblico un video e non esiste, cioè non capisco. Quindi o vi attivate le campanelline o vi mettete la sveglia, così risolvete la situazione. Cioè perché tipo su Instagram mi scrivete ma quando esce un nuovo video, quando magari è uscito, capito? E io dico ma scusa, ma mi seguite o no? Oppure quelli che fanno finta di seguirmi, vabbè. Comunque sì, sempre per il discorso YouTube che mi dà problemi. E non so se avete presente il mio video che ho pubblicato tipo settimana scorsa, che si chiama tipo mutande incastrate in testa, che praticamente era uno scherzaggioso dove avevo delle mutande incastrate in testa, e YouTube me l'ha messo in restrizioni, perché ho detto mutande, ma non si può dire mutande. Infatti ieri ho espresso il mio parere con queste Instagram stories, prego. Io vorrei farvi notare che il video mutande incastrate in testa non ha la monetizzazione e me l'hanno messo in restrizioni, perché ho detto mutande, ma non si può dire mutande. Bambini, cosa... Bambino, cosa indossi oggi? E indosso le... non lo so, è una parola che non si può dire. Ma esatto, Marco ha detto una parolaccia, ha detto mutande. Cioè,
Raga, io non so cosa dire. Cioè, nel senso, cosa devo fare? Cosa dovevo dire? Cose che si indossano sotto i pantaloni incastrate in testa. Cioè, non mi sembra che mutande sia un termine così scurrile, sinceramente, Ma, cioè, che poi mi mette in restrizioni queste cose stupide quando le peggio cose passano, capito? Io non capisco YouTube perché mi odi ultimamente. Cioè, più che altro mi dispiace che io veramente ogni singolo video io mi ci impegno e dove mi mettono in restrizioni video a caso. I video che veramente non hanno senso di andare in restrizioni. Poi, cioè, il punto è che neanche te lo dicono quando vai in restrizioni. Cioè, io me ne sono accorta perché ho visto che comunque non andava col video. Allora ho detto, vabbè, fammi vedere con la modalità restrizioni attiva. L'ho attivata e tipo non esisteva il video. Poi non riuscivo più a scegliere la modalità restrizione. E dicevo, no, non puoi rimanere in restrizione tutta la vita. Poi c'è, a parte tutto, pure tipo il video dei piercing e tatuaggi in restrizioni. Il video dell'escape room in restrizioni. Io vorrei sapere che problemi ci sono YouTube. Cioè, io veramente non so cosa fare. Mi mette tutti i video. Cioè, che restrizioni sono piercing e tatuaggi? Ma poi l'escape room è un gioco per bambini, dannazione. Me lo metti in restrizione. Più che altro mi passa la voglia di fare le cose. Perché YouTube mi deve penalizzare una cosa che non c'è veramente bisogno di censurare. Perché veramente non ha senso. Vabbè, raga, adesso vado a sciacquarmi la maschera e a vestirmi. E poi torno con il make-up. 3, 2, 1. Ok, sono tornata liscia e pulita. E veramente, cioè, io questa maschera ve la consiglio troppo, è bellissima. Adesso passiamo con il make up. Solito coso per le sopracciglia. Oltre, vabbè, al dramma delle restrizioni, volevo parlarvi di una cosa che, diciamo, ho scombussolato la vita. No, vabbè, però comunque mi ha fatto dire, ma che cazzo, mi ha fatto rimanere leggermente male. Praticamente io l'altro giorno ho fatto il video sui piercing e tatuaggi e la mia esperienza di come mi ci sono trovata, e vi ho spiegato il fatto della pistola, che comunque è un metodo sbagliato di fare i fori, perché comunque vi ho spiegato tutti quei motivi per cui fa male, bla bla bla. Comunque quello che ho detto in quel video non è che me lo sono cagato dal nulla, non me lo sono inventato, ma è scritto, cioè è la legge, perché non vi ho detto che la pistola in Italia è illegale. So, ora non so in farmacia, però quella non usa e getta è illegale. I piercer che hanno studiato per fare piercing e tatuaggi non la usano, perché appunto non è il metodo giusto. Soprattutto se voi andate da un orafo, un farmacista e tutto, non sono persone che hanno studiato per fare questo. E non pensate che in farmacia, visto che la farmacia è tutto buono, ok, che lì magari sono usa e getta. Appunto non è la pistola di per sé, ma il modo in cui si fa il buco, perché è tutto sbagliato e bla bla. Ok, io vi ho raccontato questa cosa, e praticamente sotto quel video mi sono arrivati non so quanti insulti, dicendo che io dico stronzate, non è vero niente. La maggior parte erano, guarda che io i buchi me li sono fatti con la pistola e non ho avuto problemi, quindi non è vero quello che dici. Ho fatto il piercing al naso con la pistola ed è andato tutto bene. Sono contenta per voi, cioè nel senso, io non è che vi voglio male, cioè meno male, ecco. Però diciamo che il rischio c'è ed è anche alto, quindi magari a voi è andato bene, all'amico vostro pure, ma a un sacco di altre persone è andata male, perché è proprio il modo che è sbagliato di farlo. Cioè, io non capisco questo bisogno di insultarmi, perché io vi sto cercando di spiegare una cosa e in cambio ricevo solo insulti da parte vostra, una cosa sbagliata, perché la legge lo dice la legge. Se voi volete farvi buchi con la pistola, fateveli pure, cosa volete da me? Io appunto vi ho solo cercato di aiutare in qualche modo e voi veramente mi state solo attaccando casualmente. Anch'io ho fatto i buchi con la pistola perché ero piccola, mi ci hanno portato, che cazzo ne so io a 9 anni che non si fanno così i buchi, no? Ovviamente penso che il 90% di noi i buchi l'abbiano fatti con la pistola, ok? Nel momento in cui ho imparato questa cosa, ho capito che non era il modo giusto. Non è che ho detto, ah vabbè, però a me i buchi non mi hanno mai fatto niente, quindi non è vero, chi se ne frega. Ho detto, cazzo, cioè, è vero, dannazione. Ora che lo so, se mi devo fare un piercing di certo non vado dall'orafo, ecco. Però non capisco perché molti di voi questa cosa non la capiscono. Ne va della vostra salute. Cioè, io veramente vi ripeto, sono contenta che a voi non vi è successo niente. Però, come si dice, prevenire è meglio che curare. Ho trovato veramente fuori luogo certi commenti con proprio veri e propri insulti, con un tono di superiorità che dicendo, ma che dici, io l'ho sempre fatto, il mio zio fa l'orafo e lo sa fare benissimo con la pistola. Pure io lo so fare benissimo con la pistola, ma è uscita una bolla. E quindi sì, questo vi volevo dire, se alcuni di voi sono stati proprio dei maleducati. Ok, ho fatto il make up, adesso faccio i capelli, che non so come li faccio, penso farò due codini normali. Comunque, a parte questo,
questo, ragazzi, cioè non è che me la so presa, Più che essermela presa ci sono rimasta male. Mi avete chiesto un sacco dove ho preso questa maglietta. L'ho inviata a un sito che si chiama Goodbye Bread. Se andate sul mio Instagram ho postato varie foto con vari outfit, con varie cose mi hanno inviato. Se volete andare a vedere, perché ho scoperto molti di voi non mi seguono su Instagram, quindi andatemi a seguire su Instagram. Ovviamente mi chiamo Lilli Meraviglia. Cioè, prima di finire volevo farvi vedere una cosa. Un sacco di tempo fa la marca Irresistible Me mi ha inviato questo phone, che è tipo un super phone con lo schermino qua, molto figo, molto bello. L'unica cosa, serve l'adattatore perché è una presa americana. È americana questa? Penso di sì, vabbè. Si può regolare l'intensità. Giù ci sta il link per acquistarlo se volete dargli un'occhiata e tutto. E se inserite questo codice potete avere per il primo ordine il 20% di sconto. Quindi, a parte il phone, io ho la piastra, quella di diamante, mi ci sto trovando molto bene. Ce l'ho da più di un anno, mi funziona benissimo, fa i capelli super lisci. Quindi niente, grazie mille. Ok raga, questo è il mio outfit. Adesso esco, devo andare da Lush a comprare una cosa e poi devo andare a trovare un mascara. Quindi semmai appena torno mi faccio un mini video haul da attaccare alla fine. A dopo. Ok raga, sono tornata. Allora, da Lush ho preso questo coso che si chiama Ultra Balm, un balsamo per il corpo, cioè serve a idratare la pelle e tutto. L'odore mi sa di casa dell'orrore e l'aspetto non è di certo dei migliori, però l'ho provato e c'ho ancora la pelle morbidissima. E inoltre va bene anche per curare i tatuaggi appena fatti, cioè tipo al posto del bepantenol. Poi da H&M ho preso questa, che è una borraccia, c'è una bottiglia d'acqua però di plastica, perché tipo io ce n'avevo una ma l'ho persa, non so che fine abbia fatto, e ogni volta tipo mi scordavo di comprare bottigliette così, quindi cioè mi serviva. E infine sono andata da Kiko e ho preso il mascara. Questo qua mi è praticamente finito, allora l'ho ricomprato perché è il mio mascara preferito, si chiama Luxurious Lashes. Quindi niente, questo era il mio shopping del giorno. Vabbè, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.